Buongiorno, eccomi qua. Sono pronta per fare anche oggi, anche questo venerdì, la diretta consueta in cui dovrò rispondere a tante domande. Questa settimana devo dire che siete stati molto richiestivi, molto attivi, quindi partiamo subito. Allora, Micaela Silvestro, per un'amica 55 anni che soffre ormai da tantissimi anni di emicrania con aura, cosa potrebbe utilizzare come oli e miscele? Allora, Micaela, intanto considera una cosa, lo dico a tutti quelli che soffrono di emicrania ricorrente, cefalea tensiva o comunque mal di testa frequente. Considerate che di solito in queste situazioni bisogna lavorare sia sul mal di testa, quindi sull'aspetto ovviamente sintomatologico, ma poi bisogna andare un po' alla ricerca delle cause. Allora, quando ci sono queste cefalee tensive frequenti, queste emicranie con aura, insomma, poi ci sono, comunque siamo nello stesso alveo. Io consiglio sempre di utilizzare alcuni oli essenziali che adesso vediamo con olio vegetale diluito per migliorare la condizione tensiva e dolorosa, ma poi anche sempre di andare un po' alla ricerca di quello che può appesantire il fegato e quindi, per esempio, capire com'è lo stress e soprattutto l'emozione della rabbia. Se ci sono, ecco, per esempio, delle condizioni che portano a favorire un eccesso di tensione emotiva, con magari appunto questo tipo di coloritura emotiva di tipo più ecco, legata alla frustrazione, legata alla rabbia, all'impossibilità di autorealizzarsi. Questo perché, insomma, è veramente un disturbo abbastanza invalidante. Allora, menta, rosmarino, cardamomo, lavanda con olio vegetale sicuramente. Sulle tempie e dietro, nell'area dietro del collo, anche qua davanti, sicuramente in tutte le aree che possono essere limitrofe alla cefalea. Incense cobaiba sublinguali, sempre. La speranza è che Micaela, questa amica, abbia la possibilità di utilizzare degli oli essenziali che siano sicuri dal punto di vista dell'assunzione interna, perché è necessario supportare anche in modo sinergico con l'assunzione degli oli essenziali per bocca. E poi, proprio per aiutare il fegato a scaricarsi, mi verrebbe da dire che oltre a menta, rosmarino, cardamomo, lavanda in olio vegetale per allentare la tensione, incense copaiba sublinguali, anche lavanda, legno di cedro, lavanda sul fegato o comunque in diffusione, ok? Per aiutare a questo dovrebbe essere fatto in modo costante perché questa tua amica dovrà cercare necessariamente di tenere molto a bada il tema dello stress e dell'eccesso di carico, appunto, di frustrazione, di tensione, come ti dicevo. E poi l'ideale sarebbe magari anche che questa persona potesse bere acqua con all'interno magari un olio essenziale di limone, un olio essenziale di menta, qualcosa che aiuta, che ha affinità col fegato e lo aiuta un pochino a liberarsi e a scaricarsi in modo da non ritrovarsi troppo ecco, carica. Federica Santa Caterina, chiedo un consiglio per infiammazione al tunnel carpale. Voi cosa suggerite? Io pensavo all'olio di copaiba, ma non so se sia sufficiente. Allora, sicuramente, Federica, l'olio essenziale di copaiba va benissimo. Poi, se vuoi, puoi aggiungere per aiutare a sfiammare e quindi il recupero della problematica anche basilico, cipresso, menta piperita, coriandolo e maggiorana, che sono tutti oli essenziali che, come sappiamo, sono molto affini a tutti i tessuti dell'apparato osteoarticolare, quindi sicuramente ci danno una mano. Diluiti con olio vegetale al 20 o al 30%, e quindi ecco, questo sicuramente si può implementare, ampliare il. Ecco, eventualmente tenete come riferimento per chi usa per esempio gli oli essenziali della doTERRA, avete presente la miscela che loro chiamano Aroma Touch? Ecco, dentro quella miscela ci sono degli oli essenziali che vanno bene per esempio per tutte queste situazioni, così come anche Deep Blue, eccetera. Però voglio dire, ecco, per chi invece avesse necessità, comunque volesse inserire gli oli essenziali singoli, quelli che vi ho detto possono essere più che sufficienti. Si può mettere anche menta piperita, però magari adesso è freddo, e quindi valutate. Però copaiba, riepilogo, basilico, cipresso, coriandolo, maggiorana. Ok?
Antonietta Rossetti, buonasera. Mio marito da giorni soffre di dolore all'anca e femore. Nonostante stia prendendo antidolorifici e antinfiammatori, non passa. Stamattina siamo arrivati al Toradol. Mi consigliate degli oli essenziali per risolvere questo problema? Allora, ci proviamo, lo speriamo. Antonietta, magari vediamo se possiamo un po', se non altro, allentare. Allora, intanto, se tu hai la possibilità, e non lo so, se hai degli oli essenziali che sono appunto 100% naturali e possibilmente biologici, sicuramente, come poi prescriverò anche da prescriverò, questo termine è sbagliatissimo, come indicherò anche ad altre persone successivamente, incense e copaiba sublinguali vanno sempre bene quando c'è un'algia forte, quando c'è una tensione con molto dolore. Quindi incense e copaiba di sicuro se li puoi mettere sia in loco che sublinguali, anche se tuo marito stesse prendendo farmaci, anche se magari una persona non troppo abituata agli oli essenziali, diciamo che con incense e copaiba si va abbastanza sul sicuro, oserei dire quasi in tutte le situazioni. Poi su quell'anca e su quel femore potete provare a mettere, ma poi non solo lì, anche in un'area un pochino più estesa eventualmente, coriandolo, copaiba, maggiorana, ok? Con olio vettore, quindi può essere l'olio di mandorla, l'olio di cocco, quello che preferisci. E con che tipo di diluizione? Direi, secondo me, se utilizzi questi oli essenziali puoi anche stare su un 20-30%, che vuole dire che se hai un roll-on da 10 ml, per esempio, oppure insomma, magari forse, visto che si tratta di femore anca, magari un pochino più. Magari se trovi un boccetto un po' più capiente, ecco, facciamo conto 100 ml, 20 ml o 30 ml, puoi mettere di oli essenziali, il restante 70 ml di olio vegetale. Sabina Calandra, buongiorno a tutti, chiedo per un'amica collega in menopausa da circa un anno e da 17 ipotiroidea in terapia con Eutirox, dice che mentre prima non era assolutamente golosa, ora ogni sera prima di coricarsi ha bisogno di mangiarsi qualche biscotto, anche solo un biscotto, e se prova a rinunciarvi si innervosisce e non dorme. Allora, mi verrebbe da dire, secondo me, che c'è necessità per il fegato di addolcirsi un po', che è una cosa tipica, no? Quando succede un po' verso sera. Io proverei a suggerire a questa persona di provare a farsi una bella tisana con dentro, magari lei prende un cucchiaino di miele, che è qualcosa di dolce, che può contribuire ad addolcire il fegato, ma senza dare qualcosa di sbagliato, perché il biscotto è un carboidrato, quindi insomma, ecco, non è magari proprio la cosa più sana. Cioè, anche il miele è calorico, intendiamoci, però mentre nel miele ci sono dei sali minerali, ci sono degli enzimi, insomma, ci sono comunque delle vitamine, c'è qualcosa che possa essere anche, insomma, per il nostro corpo un pochettino più ricco di sostanze, di principi attivi. Nel biscotto no. Quindi io suggerirei miele con su olio essenziale di arancio. E quindi olio essenziale di arancio dolce con miele aiuta la digestione, aiuta la digestione, aiuta sicuramente il fegato, che di solito è un po' l'organo responsabile di questo tipo di situazione, no? Del nervosismo, della tensione e di questa richiesta di dolce. Così, ecco, proprio molto molto in modo spannometrico, con i dati che ho, mi verrebbe da dire questo. Poi naturalmente, come sempre, provate, date l'indicazione, valutate e poi riportate. Tutte queste cose io do per scontato che siano fatte naturalmente in collaborazione e con come dire, in tandem con il vostro medico, le figure di riferimento, ma mi pare di capire più o meno sì tutti, perché insomma c'è chi prende farmaci, comunque avete già delle diagnosi, quindi do per scontato che ecco, tutto ciò vada ad integrazione e non in sostituzione di terapie medico-sanitarie. Barbara Calandra, buonasera, quali oli posso consigliare ad un'amica di 50 anni che da anni ha una rosacea, acne rosacea sul viso, presumo, non molto evidente ma sempre presente. Ora sta mettendo tea tree insieme alla crema abituale. Io ho letto un consiglio con una miscela di 2 gocce di elicriso, 2 gocce di bacche di ginepro in 5 ml olio vettore, va bene.
Allora Barbara, guarda, io ti dico questo, se con rosacea tu mi intendi l'acne rosacea, cioè quelle cisti sottocutanee che si formano, no? E quando si va a schiacciare il viso si percepiscono sotto quei foruncoli che però sono subcutanei, se mi intendi questo, il tea tree può andare bene e magari proverei a valutare anche qualcosa che possa aiutarla un po' a fluidificare, quindi metterei per esempio anche della lavanda. Se però mi intendi la cuprose o comunque la pelle che si spacca, la pelle che fa il capillare, quindi che si presenta magari sottile, un po' trasparente con la venuzza, allora in quel caso io ti consiglio la lavanda e un po' di mirra. Quindi, per esempio, ecco, anche la miscela che tu hai letto, elicriso, va sicuramente bene. E due gocce di bacche di ginepro, sì, voglio dire, è sicuramente un olio che aiuta molto la pelle anche e sicuramente aiuta moltissimo a detossificarla, quindi sicuramente va bene. E puoi provare due gocce e due gocce in 5 ml di olio vettore può essere anche poco, se hai dei buoni oli essenziali in mano, beh, due gocce sono proprio niente. Ecco, se hai dei buoni oli essenziali, proverei, insomma, Dio mio, a metterne anche una decina. Ecco, non 4 gocce, sono proprio pochine, anche perché considerate che poi dopo, insomma, aprite il boccetto, un pochino si volatilizza. Ecco, valutate un po' voi, però proverei ad essere un pochino più incisiva. Comunque, in linea di massima, tenete presente che mirra, mente, elicriso e incenso sono gli oli di riferimento per la pelle più importanti, secondo me, e quasi in ogni condizione di stress, sofferenza, o difficoltà, povertà, diciamo, dei tessuti cutanei, questi, soprattutto se parliamo di viso, e quindi, insomma, anche se l'elicriso, l'incenso, la mirra sono oli essenziali effettivamente molto costosi, mi rendo conto, però parliamo di quantitativi veramente bassi, quindi secondo me potete tenerli come appunto come riferimento. Maria Petrovska, buonasera. Avrei bisogno di un consiglio per una mia amica. È stata operata per una ciste sulla guancia, un olio per ridurre o eliminare cicatrice grazie in anticipo. Olio di rosa moschetta come olio vegetale, sicuramente questo glielo avranno già detto, lo confermo, di solito quello che si utilizza, che molto spesso anche i medici chirurghi che operano dopo magari danno l'indicazione, a me è capitato più volte di sentire che venisse data anche. E olio essenziale di mirra, per adesso cicatrizza al meglio possibile quel tipo. Spero che siano già andati via i punti, perché come sapete, se sono stati utilizzati i punti, se non c'è stata invece una cauterizzazione di altro tipo, dopo lì non lo so che tipo di cisti fosse, se è molto profondo o che. Comunque, diciamo, non in presenza di punti e quindi di quel materiale che contiene una quota di materiale plastico, comunque di tipo sintetico, che rischia di essere corroso dall'olio essenziale, quindi evitando di far saltare i punti, se ci fossero, quando possibile mettete olio essenziale di mirra diluito al 20%, 10 ml solito olio Rolon, 8 di olio vegetale e in questo caso appunto olio di rosa moschetta e poi la mirra. Secondo me questo potrebbe essere molto molto di aiuto. Poi dovesse rimanere un cheloide, un cheloma, che si ragionerà, si valuterà. Mariella Amato, buongiorno, gentilmente vorrei chiedere un aiuto per una ragazza di 12 anni affetta da una mutazione genetica rara per cui ha una forma di epilessia generalizzata associata a mutismo selettivo e quindi difficoltà nel porsi ad esprimere ciò che ha dentro. Tanta rabbia e senso di inadeguatezza. Le è comparso un bel mollusco sulla fronte nonostante l'utilizzo di tea tree e origano su una base di crema di calendula e aloe non si risolve. Come si potrebbe aiutare? La ragazza prende antiepilettici e diversi integratori e mangia molto attentamente, senza glutine, caseina, zuccheri, ottimo. Beve un po' pochino, grazie in anticipo. Ok. Allora, Mariella, ascolta, io per adesso ecco, ti direi lavanda e incenso. Lavanda e incenso sono due oli essenziali che, nonostante l'epilessia, anzi, sono di aiuto.
per il discorso del mutismo elettivo o selettivo, altrimenti detto, vanno benissimo perché la lavanda è l'olio della comunicazione, l'incenso è un olio che dà molto sostegno, coraggio e placa quella rabbia e quel senso di inadeguatezza che potrebbero essere in effetti fonte di quella sua, come dire, volontà di trattenere o incapacità di potersi lasciare andare. E ecco, visto il quadro, visto i 12 anni, visto che ci saranno anche farmaci, visto tutta una serie di cose, sia sul viso che in diffusione, quindi roll-on piuttosto che oggetto aromatico, in diffusione in casa, direttamente sulla fronte per quel discorso che dicevi del mollusco, io utilizzerei lavanda e incenso. E basta per adesso. E poi vedrai, ok? Adesso tea tree, sì, tea tree e origano possono certamente andare bene, però sono un pochettino, come dire, aggressivi. Eventualmente la mirra potrebbe essere meglio, che ha le stesse funzioni antisettiche, antibatteriche, antifungine. È molto potente, però sul derma è molto delicato, anzi, rimarginante e in più potrebbe essere di aiuto perché questa ragazzina sicuramente ha bisogno anche, per esempio, io ecco, adesso mi viene l'illuminazione, lavanda, incenso sicuramente, ma prova a valutare casomai il legno di cedro sia sulla fronte che in generale, perché comunque dà solidità ed è sedativa, quindi tranquillizza e dà anche solidità. O al limite anche copaiba, insomma, ecco, più che gli oli con i fenoli che magari possono dare un po' di. Micaela Silvestro, buongiorno a tutti. Oggi sono risultata positiva, ho un po' di tosse e mal di testa. So quanto è importante l'olio di incenso, ma al momento non ce l'ho. Può andare bene l'IDR Prime di doTERRA, che ha anche olio di incenso, grazie. Allora, sì, assolutamente. Se tu hai l'IDR Prime della doTERRA, va benissimo. Se hai anche un Guard, va benissimo. Consulta magari il PDF di interazione farmaci, oli essenziali farmaci, per valutare se. L'incenso di base, ecco, sempre se avete la possibilità, adesso qua mi rivolgo a tutti quelli che dovessero essere affetti da Covid, se avete in casa copaiba e incenso ve li consiglio sublingualmente sempre, cioè magari durante il periodo di Covid soprattutto, ecco, poi come mantenimento perché no, però magari una volta al giorno, io li prendo per esempio la sera prima di dormire. Però in caso di Covid, per esempio, anche tenuti presi più volte durante il giorno sono molto utili, non contrastano con le terapie farmacologiche e quindi sicuramente vi agevolano. In diffusione, tutti gli oli essenziali antivirali ve li ricordo, quindi timo, origano, eucalipto, tea tree, chiodo di garofano e magari associate ai citrici se avete bisogno un pochino di smorzare quel aroma un po' appuntito, un po' pungente che possono avere, ok? Queste sono indicazioni che in linea di massima possono andare bene a tutti. Antonietta Rossetti, da moltissimi anni assumo medicinali per le varie patologie, ipertensione, diabete, arteriositerapie, come chemio e radio, medicinali che credo abbiano affaticato fegato e reni, quindi in merito al link postato dalla dottoressa sul limone, volevo sapere per favore come si deve prendere olio per la depurazione di questi due organi e quante gocce di olio in acqua o in diffusione. Allora, qui c'è un grande enorme tema che è quello dell'acqua. Allora, tenete presente che quando si dice che per esempio bere acqua, perché allora in questo caso Antonietta l'ideale sarebbe che tu potessi berti un bel litro d'acqua tutti i giorni, se non ti va troppo a scombussolare, senti il medico che ti dice, però insomma certamente l'acqua è un elemento che è proprio primario per la nostra salute perché consente al corpo di smaltire le scorie provenienti da processi metabolici interni al corpo, ma anche provenienti da tutta una serie di smaltimenti di rifiuti extra che ovviamente tutti quanti noi possiamo intercettare nel nostro ambiente quotidianamente. Quindi l'acqua è sicuramente importantissima, no? Dobbiamo un po' provare a concepire noi stessi come fossimo un grande acquario che ha bisogno di cambiare l'acqua un po' quasi tutti i giorni. Avete mai avuto un acquario? Sapete che dopo un po' l'acqua diventa torbida e se non cambiate l'acqua, i pesci dopo un po', ovviamente, poverini, periscono. Quindi è fondamentale riciclare l'acqua. Questo perché l'acqua nuova porta con sé anche materie che sono indispensabili al corpo e perché consente al corpo di smaltire il vecchio. Però
dicevo, un grande tema quello dell'acqua, perché? Perché naturalmente qua, Antonietta, dovrai anche un po' valutare che tipo di acqua bevi, perché io poi, ripeto, consultati col medico, mi verrebbe da consigliare a tutti sempre un'acqua con poco residuo fisso, quindi cercate il più possibile delle acque che non vadano ad appesantirvi, perché sennò a volte a me capita anche di vedere persone che bevono, 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 ma senza fare tanto caso al tipo di acqua che bevono. L'acqua dovrebbe essere pura, purificata il più possibile, quindi se avete l'osmosi inversa va benissimo, se avete lo ionizzatore, alcalinizzatore d'acqua, l'importante è che la ionizzi, perché sennò se la bevete molto alcalina va di nuovo a caricare il rene, deve essere un'alcalinizzazione biodisponibile, perché dicevo questo è un grosso tema, nel senso che i minerali presenti nell'acqua normalmente non sono biodisponibili per il corpo umano, devono poter essere o resi biodisponibili attraverso un processo, oppure se no l'acqua più leggera è e meglio è in generale, ok? Quindi accertatevi di avere dell'acqua di buona qualità, visto che Antonietta qui mi parli non solo di fegato ma anche di reni, no? E quindi bisogna davvero essere sicuri che oltre all'olio essenziale, che sicuramente ci aiuta, poi però anche l'acqua di base sia. Quindi io ti direi 2 gocce di olio essenziale di limone in 1 litro di acqua dentro una bottiglia di vetro, cercando il più possibile un'acqua che sia pura. Ok. Susanna Pollero, ciao a tutti. Quali oli sono più utili per un problema di gonfiore e irritazione all'intestino? Grazie. Allora, quindi parliamo di una donna, mi viene aggiunto poi sulla trentina, che non prende farmaci, ha uno stile di vita abbastanza sedentario e lavoro statico soddisfacente, ma con bisogno di concentrazione elevata. Alimentazione abbastanza equilibrata e varia, ma non sempre continuativa. Norma peso, voglia di dolci, soprattutto la sera, ma toh. Spero di aver delineato un po' di più. Qui si vede subito chi è stressato e perché così succede. Allora, io vi dico, vi riassumo un po' gli oli essenziali carminativi che possono essere più di aiuto alla digestione e che possono essere anche di aiuto in generale allo smaltimento, diciamo, per così dire, dell'eccesso di stress. Quindi li potete utilizzare sia con l'assunzione sublinguale, sia con un'assunzione in acqua, in capsula, o comunque li mettete nella famosa bottiglia di vetro, agitate bene bene e poi bevete. Approfitto. E dopo cena, per esempio, dopo i pasti, se voi aggiungete alcune gocce di questi oli essenziali che adesso vi leggo, sicuramente potete aiutare il vostro apparato gastrointestinale ad approvvigionarsi di principi attivi utili al processo digestivo. Quindi, finocchio in primis, menta piperita, cardamomo, coriandolo, basilico, maggiorana, anice stellato, zenzero, mandarino e arancio. Questi sono oli essenziali che in linea di massima sia lo stomaco sia l'intestino possono aiutare moltissimo a sgonfiare, ad eliminare i gas che derivano dai processi fermentativi e possono quindi anche darvi una mano nel riuscire a gestire, diciamo, il bolo alimentare. Come si possono assumere appunto a livello sublinguale, come dicevo nella bottiglia d'acqua, come vi ho fatto vedere prima, oppure appunto io, ecco, a volte quando magari mangio davvero un pochino troppo, soprattutto la sera, prendo una capsula vegetale vuota, la riempio con una miscela che mi sono fatta digestiva, dove più o meno ho messo dentro questi oli essenziali, poi dipende un po' da quello che magari ho in casa in quel momento, però di sicuro ci metto la menta, ci metto il finocchio, a me non danno problemi allo stomaco, quindi ecco, se volete fare qualcosa di un po' più bilanciato, mettete anche il basilico, coriandolo, di solito metto sempre, e zenzero. Zenzero a casa mia non manca mai, perché comunque è un bel drenante, favorisce moltissimo la digestione, è un essenziale che dà vigore. Ecco, magari state attenti a non eccedere verso sera, potrebbe attivarvi un po', però se no, ecco, mandarini e arancio, e questi anche sotto al palato duro, possono essere di aiuto alla digestione. Eventualmente, se non riuscite in acqua, se non riuscite con la capsula, se vi danno fastidio a livello sublinguale, voi vi fate il classico roll-on, quello che ogni volta vi dico, mettete un pochino sullo stomaco, okay? E vi assicuro che l'olio essenziale piano piano passa a livello transdermico, va a defluire comunque attraverso il sangue e arriva e dà comunque una mano, vi assicuro, vi aiuta moltissimo.
Barbara Calandra, cosa posso consigliare ad un'amica che da 4 anni ha una gatta operata e che vive in casa tranquillamente, ma ha strani attacchi aggressivi da quando era piccola? Quando la mia amica sta seduta tranquilla sul divano e la gatta dorme vicino, improvvisamente agita la coda e morde con forza la mia amica, che ormai riesce a difendersi prevenendo l'attacco. È una forma di pazzia o si può risolvere? Grazie Barbara. Allora, cara Barbara, io consiglierei davvero di cuore di consultare immediatamente un bel veterinario comportamentalista tipo Anna Ventura del centro Metatron di Bologna, che secondo me è veramente molto in gamba, però non è l'unica. Adesso io dico tipo lei perché mi viene in mente lei, perché il centro in cui lei lavora è grande, perché comunque è rinomata, lei insomma è molto brava anche con la floriterapia e i fiori australiani, insomma è veramente brava. Però questo più che altro per inquadrare diciamo un po' il fenomeno dal punto di vista comportamentale, perché ci sarà una ragione. Io non credo sia tanto una forma di pazzia, più che altro insomma bisognerebbe indagare se magari a livello del sistema nervoso non c'è qualcosa che a un certo punto, ecco, si inceppa. Però per non saperne leggerne e scrivere, direi che in queste situazioni qua si usa l'olio essenziale di lavanda. E quindi o le massaggi col pastrelli, cercando di capire quando magari può essere un po' più ricorrente questo tipo di fenomeno, oppure anche, come sapete, si fa con gli animali. Non so se avete letto il mio libro, si usa molto la carezza, quindi si mettono gli oli essenziali sul palmo della mano, una parte viene assorbita dal derma e una parte rimane sul loro pelo, ok? Quindi una piccolissima percentuale, poi loro leccando il pelo va anche dentro, non è una percentuale che preoccupi. E anzi favorisce, diciamo, insomma, ecco, sia utilizzando appunto il fatto che il pelo si impregna e poi comunque rimane, perciò l'olio essenziale viene acquisito, transita comunque. Per cui si può utilizzare la carezza. Se il gatto, però, nel momento in cui voi avvicinate la mano per fare la carezza, si allontana perché magari ha davvero difficoltà con l'olio essenziale, allora, voi con delicatezza prendete il gatto e mettete direttamente un paio di gocce qua dietro. Se doveste vedere che anche questa modalità, ecco, le due gocce qui dietro le potete mettere anche assolute, non è che c'è bisogno di ungere e quindi di rendere poi il gatto un elemento, come dire, un oggetto untuoso che poi vi gira per casa e va sui tessili, va dappertutto bello unto. Ecco, potete anche aprire il pelo come si fa quando si mette appunto la pipetta antiparassitaria, mettete una, due gocce di lavanda. Al limite, se volete stare tranquilli, usate il lavandino, la lavanda ibrida. Meglio se utilizzate degli oli essenziali che siano 100% naturali, possibilmente certificati, eccetera, eccetera. Però, ecco, nel caso potete magari provare con delle lavande un pochino più blande. Considerate, ecco, che oppure il legno di cedro, questa è un'alternativa. Barbara, che tu puoi dare, perché legno di cedro è comunque molto uno degli essenziali che con gli animali si usa tanto, perché è molto passepartout, cioè essendo poco aromatico, in linea di massima e appunto sul derma molto molto delicato, come anche la lavanda, è però sedativo, calmante, di solito sono due alternative. Ecco, questo mi sento di dire. Poi che di là Metallara, persona nuova mi pare, buongiorno, pelle particolarmente secca, cosa consigliate per bagni e massaggi? Pelle adulto e anche bambino. Allora, che Dilia, ascolta, io ti consiglierei lavanda, ylang-ylang e mirra. Questi sono tre oli essenziali che, se voi volete, come dire, idratare la pelle, che voi li aggiungete alla crema, che voi li mettete in acqua, ecco, soprattutto l'ylang ylang, magari per i bambini, può essere un olio essenziale che comunque di solito è molto giocoso, solitamente i bambini lo apprezzano. La lavanda, altrimenti, e per l'adulto, perché la mirra, diciamo che per un bambino può essere un olio essenziale un po' forte come intensità aromatica, non sempre piace, cioè è un olio che richiede un po' più di consapevolezza perché è una resina, quindi ci vuole insomma qualcuno che proprio ami gli oli essenziali. Di solito la menta, se voi la fate sentire
scusate, la mirra, se la fate sentire a un bambino, è difficile che vi dica, che buona, però può succedere. Prova, questi tre direi che se tu mi parli di idratazione, pelle secca, direi questi sono nutrienti, soprattutto i langhi-là, ok? Poi c'è un commento, perché io tutte queste domande me le ha riassunte la mitica Monica Galeotti e io non sono riuscita a leggere tutti i commenti, quindi ecco. Mi riporta Monica che c'è un commento di Marianela Duenas che dice: mi aggiungo per la pelle sottile e capillari e teleangiectasie, che io non sapevo cosa fossero, sono andata a vedere delle foto su internet e ho visto che sono praticamente dei capillari, quelli che io chiamerei capillari rotti, poi in effetti sarebbe stato non corretto comunque. Allora, ecco, sono vasi sanguigni, perché dopo Monica mi ha anche fatto una breve ricerca, mi ha detto sono vasi sanguigni malformati, fragili e inclini al sanguinamento. I vasi dilatati si rilevano sulla cute, sulle pareti di bocca, naso e intestino, quando ci sono. Allora, questa domanda diciamo che mi dà la possibilità di dire una serie di cose sugli oli essenziali che si possono utilizzare per il sistema circolatorio, ma anche per quello linfatico. Allora, pelle sottile, ylang ylang, incenso, mirra, sono tre oli essenziali che nutrono. Però tenete presente che la pelle sottile bisogna un po' lavorare sul tema del collagene, quindi vi invito magari a sentire anche qualcuno che magari si occupa di medicina del benessere, provare a sentire qualche integratore, gli omega 3, omega 6, omega 9, insomma valutate un attimo come siete messi a livello di risorse interne, nel senso che la pelle si assottiglia soprattutto da dentro, quindi noi con l'olio essenziale da fuori certamente possiamo rinforzare, però bisognerà capire cosa poter fare proprio per dare un sostegno, quindi non so, ecco, gli aminoacidi mi verrebbe da pensare, proteine, derivati, capire un attimo come si possa lavorare anche da dentro, però per quanto mi concerne incenso, mirra e ylang ylang sicuramente. Mirra, tra l'altro, è molto utile tutte le volte, mirra e incenso sono oli essenziali che sono molto utili tutte le volte che avete problemi di eccesso di stasi, no? Se leggete per dire il libro di Franco Bottalo, Alchimia degli oli essenziali, e andate alla sezione vene varicose, lui fa una bella distinzione, no? Cioè quando, per esempio, voi avete bisogno di sostenere una fragilità, potete usare geranio, l'elicriso, la lavanda, l'incenso, ma quando dovete invece favorire un certo tipo di ingorgo, lì occorre magari usare il cipresso, lo zenzero e il lemongrass, che sono gli essenziali che aiutano moltissimo lo scorrimento. Io per esempio che ho a sinistra il tema del colon, lo racconto sempre, se io vado a vedere la mia gamba sinistra rispetto alla gamba destra, sicuramente ho un pochettino più di evidenza nel sistema circolatorio, c'è qualche venuzza, qualcosa, cioè se mi metto proprio gambe pari e guardo sicuramente il lato sinistro, ho un pochino più di interessamento di circolatorio, perché naturalmente, a parte il fatto che Felice Laconi mi spiegava che la parte sinistra del corpo è la parte da cui tutti i sistemi entrano all'interno del nostro corpo, quindi il lato sinistro è quello che riceve le afferenze principali da parte di tutti i vari sistemi, da parte di tutti i vari distretti, quindi probabilmente anche per quello. Comunque sta di fatto che se voi avete bisogno di fluidificare utilizzate magari prevalentemente citronella, cipresso e zenzero, o se dovete, o anche la cannella in alcuni casi, però cannella sulla pelle insomma. Se invece dovete sostenere perché c'è una fragilità, allora appunto elicriso, incenso, sempre geranio, lavanda, ok? Un olio essenziale che va bene sempre in tutti questi casi, a cui però dovete stare un po' attenti, perché comunque quando poi c'è il sole, anche se Wilmer Zanghirati mi direbbe che insomma che non ci sono grossi problemi, però io invece vi dico provate lo stesso a starci un po' attenti, è il limone. Il limone aiuta molto, però appunto sia per i capillari, cuprose, vena varicosa, cioè il limone è proprio amico del sistema circolatorio.
E del resto è intuibile, nel senso che scioglie, diciamo, tutto ciò che è troppo colloso, tende a fluidificare. Avete presente che il limone staccano anche le etichette dalle bottiglie, quindi laddove vi è, diciamo, un addensamento di sicuramente il limone è di aiuto. Valutate voi come e quanto. Poi, ecco, tutti questi oli essenziali, come? Allora, non ci sono oli essenziali a parte lo zenzero particolarmente ricchi di fenoli, quindi potete in linea di massima diluirli, questo è il mio consiglio sempre, ma per ragioni che sono soprattutto legate a una maggiore fruibilità degli oli essenziali e perché appunto possono essere recepiti più a lungo sul derma, sempre al 20-30%. Ecco, poi se magari appunto decidete di utilizzare lo zenzero, state molto attenti e valutate lì magari un pochino più di diluizione. Ok? Quindi il solito contenitore che sia da 100, che sia da 50, che sia da 10, 20% oli essenziali, se ve la sentite anche 30, e il resto olio vegetale. Sono dosi alte, mi rendo conto, per quella che è, diciamo, un po' la tendenza erboristica che per anni è sempre stata, ma stiamo parlando qua di aromaterapia. Ok, quindi non di aromaterapia estetico-cosmetica, quindi stiamo parlando di oli essenziali possibilmente puri, quindi 100% naturali, utilizzati a sostegno del benessere, non come profumazioni, perché sennò molto spesso si utilizzano veramente così all'1%, al 2%, fantumo. Nel senso, se vogliamo davvero sostenere una condizione di fragilità, dobbiamo aumentare, ovviamente con attenzione. Valentina Guidotti, buongiorno. Chiedo gentilmente un consiglio per un uomo di 65 anni con valori della prostata alti, assume già i seguenti medicamenti: Effexor 150, Dalmadron 30 mg, Xatral 2. Allora, questi sono farmaci. Dunque, l'Effexor è un antidepressivo, il Dalmadorm è un ansiolitico. E credo Xatral appunto sia forse l'unico per l'ipertrofia prostatica. Quindi diciamo che in linea di massima io utilizzerei allora in loco incenso ed elicriso, che sono i due oli essenziali più utili per l'ipertrofia prostatica. E diluiti in olio vegetale, eventualmente anche lavanda si può utilizzare. Non ne farei prendere a livello interno per il momento, perché appunto un po' perché è un uomo, non so se è abituato, non so se è particolarmente propenso a. Proviamo intanto così con incenso di criso. Capisco che siano due oli essenziali abbastanza costosi, nel caso in cui lavanda. Okay, olio essenziale di lavanda, olio vegetale, diluizione 20%. Barbara Canal, buonasera a tutti. Quale olio essenziale davvero utile in caso di pericolo di pidocchi per una bimba che al momento sembra non averli presi, ma è stata in contatto con casi di pedicolosi a scuola e la mamma un po' agitata. Legno di cedro. Mi sembra l'unico che si possa usare su un bambino, anche direttamente sul cuoio capelluto, non ha particolarmente bisogno di essere diluito, quindi si può stare abbastanza tranquilli. Ok? Sentite, sono andata veloce come un fulmine, c'era una marea di domande oggi, quindi scusate se magari non ho fatto così un po' di chiacchiera, però l'importante era, secondo me, esserci. Ok? Vi saluto che devo scappare. Ciao a tutti!